Un ritorno all'antico, contro il Campobasso l'Avezzano incassa la nona sconfitta casalinga e torna con i piedi per terra, dopo le speranze e forse le illusioni coltivate in seguito al doppio successo contro Isernia e Savignanese. Una sconfitta figlia della confusione, quella confusione che non ha permesso ai biancoverdi di indirizzare un solo tiro nello specchio della porta ospite nel corso dei 96 minuti complessivi. Al termine della partita Colavito si è lamentato per la rete che ha consentito ai molisani di vincere la gara, perché a suo dire l'azione era viziata da un evidente fuorigioco, ma tutto ciò, anche se alla fine potrebbe avere un peso determinante, non giustifica la prestazione incolore di tutta la squadra. Nell'undici iniziale troviamo Dosa nelle vesti di trequartista, ma il ragazzo confermerà di non avere certe caratteristiche e a inizio di ripresa verrà sostituito da Di Renzo. E non è giornata neppure per De Rocis, bravissimo in altre circostanze, ma contro il Campobasso il ragazzo non ha azzeccato neppure una giocata. Se ci aggiungiamo che in avanti Bruni non ha mai inciso, che Padovani ha dovuto fare sempre i conti con almeno un paio di avversari e che neppure Manari nel secondo tempo è riuscito a fare qualcosa di buono, il quadro si rivela abbastanza desolante e tale comunque da avvalorare una sconfitta che rischia di rivelarsi pesantissima. La cronaca. Sei minuti e dalla battuta del secondo corner per i rossoblù si crea un pericolo in area marsicana, con la difesa che alla fine sbroglia con qualche difficoltà. Quattordicesimo, Musetti ci prova da molto lontano, ma senza esito. Ventottesimo, Padovani ha una palla sulla destra e senza pensarci due volte lascia partire un diagonale che spedisce la sfera a fare la barba al palo. E mentre De Rocis continua a sbagliare troppi appoggi, al 35esimo l'Avezzano va vicinissimo al vantaggio con l'avanzato Pierantozzi, che in area salta bene di testa sulla punizione di Grazioso e spedisce la sfera direttamente contro la trasversale. La dea bendata si gira dall'altra parte e sull'azione successiva è il Campobasso a passare. La difesa biancoverde è mal piazzata e sul pallone filtrante per Musetti potrebbe anche esserci fuori gioco, ma le nostre immagini non possono confermarlo. Facile il tocco dell'ex Alessandro che poi insacca a porta vuota. Biancoverdi che accusano il colpo e non riescono a riorganizzarsi, così che il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti. Si ricomincia e al terzo De Rocis termina a terra in area ospite, ma l'arbitro ordina di proseguire. Quattro minuti dopo l'impalpabile Dosa viene sostituito da Di Renzo, ma la musica non cambia. Dentro anche Manari e Di Gianfelice per Bruni e Pierantozzi e al 23esimo viene espulso il molisano Calzola per doppio giallo. Passiamo al 25esimo, De Rocis prova il destro ma viene murato dalla difesa e poco dopo il tornante lascerà il posto a Fulvi. 38esimo, contropiede rossoblù con Di Lauri e Cogliati che mancano di poco il raddoppio dopo uno svarione di Grazioso in fase di controllo. Ultima opportunità per l'Avezzano al 40esimo quando Fulvi ci prova dalla distanza. Sposito respinge corto e Padovani manca il tap-in vincente per un intervento della difesa. Inutile il forcing finale dei marsicani che portano all'attacco anche il portiere Fanti. A due giornate dal termine la squadra di Colavito fa registrare un pericoloso passo indietro e ora la classifica è tornata a farsi estremamente difficile.